Oggi lo chiamerei vlog, mini vlog curiosità. Rispondo a due domande: perché i medici indossano il camice bianco e perché in sala operatoria è verde con le maniche corte. Mi piace chiamarlo vlog curiosità, mi spiego perché. Volevo rispondere ad una domanda che forse molte persone si fanno e che sembra banale. Uno dice, ma la risposta non lo so, cos'è, cosa non è. La domanda è: perché i medici indossano il camice bianco e perché invece i chirurghi in sala operatoria indossano la divisa verde? Allora, rispondiamo con semplicità e rapidamente, perché comunque secondo me è una cosa carina, un dubbio che vi posso togliere. Allora, partiamo dal passato. Perché? Perché in passato in realtà i medici indossavano il camice nero. Questo era legato a due o tre discorsi. Allora, intanto, purtroppo, qui parliamo dell'Ottocento, del Novecento, quindi a quei tempi il medico sì, cercava di risolvere le malattie, ma la realtà era che nella maggior parte dei casi purtroppo i pazienti morivano, e quindi era una veste un po' funerea, no? Legata proprio al discorso che non riuscivano molto spesso a risolvere le problematiche di salute dei pazienti, quindi diciamo che erano già pronti per la celebrazione funerea. Comunque no, la veste funerea era questo, e in più perché comunque diciamo che la veste nera si sporcava di meno, si vedeva di meno lo sporco, e quindi la utilizzavano più volte. Ad un certo momento capirono che la contaminazione batterica, virale, micotica, Lister, capì che non veniva soltanto dalla cute, ma veniva anche dai tessuti, e quindi chiaramente imposero la sterilizzazione degli indumenti anche dei medici. E chiaramente il tessuto bianco era quello che si prestava di più ad essere sterilizzato ad alte temperature, e quindi fu scelto come il colore d'elezione perché riusciva a resistere a lavaggi ad alte temperature. Si aggiunsero anche altre cose positive per l'uso di questo colore. Allora, intanto il fatto che comunque lo sporco si vede meglio subito, e quindi anche queste garanzie di igiene, no? Io lo vedo anche nel mio lavoro. Sto facendo una pratica, vedo se mi sporco di sangue lo vedo subito e riesco a cambiarmi subito, ok? Quindi il bianco garantisce anche di vedere meglio lo sporco ed essere sterilizzato meglio. C'è un effetto poi di tipo anche psicologico legato al candore, alla pulizia che viene suscitata all'occhio, no? Guardando il medico vestito di bianco. Chiaramente il discorso è anche legato a un discorso di ormai di identificazione del camice bianco al medico, un discorso di rispetto, a volte anche di distacco dal paziente. A me questo piace un po' di meno, mi piace più vederla come una cosa di praticità, una cosa tecnica. Chiaramente qua all'interno degli ospedali è noto e tutti sanno che ognuno ha il suo colore, non so, l'infermiere può essere vestito di blu, perché questa è una questione organizzativa, chi magari porta il vitto o altre mansioni all'interno dell'ospedale, ognuno viene identificato magari con una divisa con un certo colore. Questo è un discorso invece molto pratico, organizzativo. Chiediamoci anche perché, per esempio, il chirurgo ha le maniche corte. Il medico solitamente ha un camice a maniche lunghe. Allora, è un po' l'inverso, perché il medico per visitare è più coperto, no? Avendo la manica lunga, mentre il chirurgo per poter igienizzare adeguatamente le mani prima di andare in sala operatoria ha necessità delle maniche corte, quindi questo è uno dei motivi principali. E chiediamoci invece anche perché la veste chirurgica solitamente è verde, con delle eccezioni chiaramente, perché il verde è un colore che nasce dal mix del giallo che dà calore, dal blu che dà comunque un senso di serenità, no? E questo suscita, e quindi questi due colori si uniscono nel verde. Il verde, tra l'altro, non ha bisogno di una grossa messa a fuoco dal punto di vista del cristallino, dal punto di vista visivo. Il rosso sì, e il rosso nel verde è il colore che si vede di meno, cioè il rosso nel verde è l'unione che permette di vederlo di meno, e quindi il paziente, tra virgolette, è più rilassato. Se fossero vestiti di bianco, magari subito il paziente vede il rosso e quindi suscita una condizione di tensione. Quindi il verde suscita relax da parte del paziente ed è il colore che ha la più facilità di messa a fuoco, quindi affatica meno
discorso cerebrale, diciamo, di visualizzazione, e su cui si vede meno il rosso, che quindi ha meno impatto psicologico, diciamo che mitiga il rosso del sangue, quindi sul paziente c'è un minore impatto psicologico. Lo chiamerei blog curiosità, vero dottor risponde alle domande, perché il camice bianco dei medici e il camice verde in sala operatoria. Piccola curiosità che ci siamo tolti parlando per 5 minuti. Un abbraccio, davvero dottor. A presto, seguitemi sempre.